sarracina, o sarracina. كثير مبسوط اليوم موجود عند بيك عندي لقاء مع الشيف ماتيو فيغوتي ستار ميشلان شيف وكثير كثير مبسوط اتعرف عليه شيف بونجورنو 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 لي siamo qui da Peck il tempo della gastronomia italiana lei è uno chef stellato ci dica un po' di più sulla sua missione da Peck. Allora, sono da Peck da quasi 4 anni e la missione ovviamente è quella di dare un'impronta più fresca a questa grande, questo grande marchio che da 130 anni, 132 anni ormai rende la gastronomia italiana e non solo, diciamo, un punto di riferimento. Ovviamente in 4 anni non si può fare molto con 130 anni di storia alle spalle, ma quello che sto cercando di fare è di dare un po' di freschezza, di portare delle novità, soprattutto per quanto riguarda la materia prima, come lavorare la materia prima, senza dimenticare ovviamente le tradizioni che Peck ha. È un vero piacere poter cucinare questi piatti per il mio carissimo amico Michel del Libano e di conseguenza so che lui è un amante del pesce, nonostante siamo nella capitale del risotto e della cotoletta, io ci tenevo a cucinare questi due piatti specialmente per lui. Di conseguenza adesso partirei con la preparazione. Il primo piatto sono dei ravioli ripieni di gamberi rossi di Sicilia con un'acqua pazza, cioè una salsa di pomodoro molto blanda, molto allungata, con agrumi. Di conseguenza, ora, cominciamo a far scaldare la nostra acqua pazza. È belle core, tutte femmine fanno amore. I ravioli all'interno della fondina, la metto di salicornia, un goccio di olio extravergine di oliva, anche questo siciliano, e andiamo a terminare il piatto con quello che è il carapace della testa del gambero. Lei, a titolo personale, come può ancora migliorare e se può migliorare? Dirò una frase fatta, si migliora sempre in tutte le professioni, anche nella nostra ovviamente. Io ho 44 anni e 25 anni che faccio questa professione. Ho gestito, ho lavorato nella ristorazione stellata e questo mio, diciamo così, ritorno alla ristorazione o comunque alla tradizione ha fatto sì che io potessi consolidare quelle che erano le mie conoscenze e di conseguenza è stato un rilancio, diciamo, un rilancio. Che cosa significa essere uno chef stellato, far parte di quel gruppo di eccellenza dei chef stellati? È sicuramente una cosa molto interessante, innanzitutto, è una cosa che ho tenuto per anni, ci tengo tuttora, è una cosa molto interessante, ci vuole molta applicazione, ovviamente la ristorazione gourmet, diciamo così, stellata, Michelin, non è una ristorazione per tutti, però è anche questa una sfida, io ho gestito per 8 anni un ristorante stellato e ho un bellissimo ricordo, tant'è che tutt'oggi ancora dei clienti ricordano determinati piatti che facevo e ho il piacere di poterli servire qui da Peck. Io auguro molto successo
e felicità in questa missione, visto che il lavoro è felicità senz'altro. Grazie, benvenuti a voi. Ora proseguiamo con il secondo piatto. Farcire questi calamaretti di pezzatura molto piccola in quanto sono molto teneri. Li farciremo con una crema di patate montata e leggermente aromatizzata alla maggiorana, che ho già preparato, ovviamente ho messo all'interno del nostro sac à poche. Andiamo a riempire i nostri calamari. Voilà. Faremo attenzione a non riempirli troppo, perché durante la cottura il calamaro ovviamente tende a restringersi e ovviamente potrebbe fuoriuscire il ripieno. La nostra crema di piselli la mettiamo a specchio nel piatto. Ovviamente l'abbiamo tenuta, diciamo, a bagnomaria affinché la temperatura non fosse completamente calda, bensì tiepida. Allora, un minuto ancora di cottura. Nel frattempo prendiamo la nostra bottarga di muggine e prepariamo qualche fettina. Di conseguenza abbiamo dei germogli che danno questa parte erbacea e leggermente aromatica alla nostra preparazione. Sono germogli di erba cipollina, di crescione, che danno anche una nota. Prepariamo un petalo di fiore edibile, olio extravergine di oliva. Eccoci qua, spero ti piaccia. Monsieur Gourmet, benvenuti. Buongiorno. Ecco la nostra carta di كارت فازية انه في عنا انسيكلوبيدي معروف المحل منشان يكون عنده اكبر كارت بايطاليا بعرف انه رح ناكل شيء على السمك في عنا سيرفيس اكيد بجنن جاي الصحن بالكلوش كل شيء حلو من الصحن صحن بالبورسلين البيضة اللميعة Grazie. بعد الرافيولي مع الكروفيت هون رايحين على ريل ماستر بيس في عنا كريم دو بوتي بوا مع الكالامار محشي الكالامار بالبطاطا جاي معه بطرخ